Ed ora colleghiamoci col Teatro della Fortuna a Fano, dove si stanno tenendo le prove di uno spettacolo di danza che si terrà la settimana prossima. Lì per noi c'è Davide Cecchini che ci farà vedere un po' di backstage. A te la linea, Davide. Grazie della linea, Lino. Ci troviamo qua al Teatro della Fortuna perché stiamo per assistere, facciamo irruzione nel teatro perché stanno provando i ragazzi della compagnia Capogiro, appunto della compagnia Neverland, per questo grandissimo musical che è appunto Il Re Leone. Ecco, io direi che se facciamo piano possiamo andarci a vedere un paio di minuti di prove. Venite con noi, telespettatori di Fano TV. Piano piano facciamo irruzione, vi facciamo vedere una bellissima anteprima di questo musical che comincerà la prossima settimana. Fate piano. Bellissime note, sto parlando piano perché non possiamo disturbare le prove. Con queste bellissime note di Hakuna Matata ci ha raggiunto Cosimo. Ciao Cosimo. Ciao, ecco, scusaci per l'interruzione, no. Ma dovevamo passare perché questo è un musical che merita veramente, perché in questa splendida cornice uno splendido musical. Assolutamente sì, e stiamo lavorando ormai da un paio di giorni qui al Teatro della Fortuna e stiamo mettendo in scena il musical finale di tutto un anno di lavoro di Capogiro Dance and Theater, in particolare la compagnia Neverland che realizza i musical. Il musical è di Simona Paterniani e quindi dopo il successo dell'anno scorso di Peter Pan, che l'abbiamo fatto alla Corte Malatestiana, che poi ci avete abituato sempre, sì, molto bene. Sì, sì, poi dopo l'abbiamo riproposto per Giovedì Grasso, adesso siamo qua con il debutto di uno spettacolo molto importante per noi, in due giorni, 20 e 21 di luglio, qui al Teatro della Fortuna, grazie anche alla collaborazione della Fondazione del Teatro della Fortuna, senza la quale non sarebbe stato possibile realizzare questo spettacolo qua, secondo noi, nel
palcoscenico più prestigioso della città. Ecco, quanti ragazzi e soprattutto di che età stiamo parlando? Stiamo parlando di 25 interpreti tra danzatori, attori e cantanti, vanno dai 11-12 anni in su fino a età anche più grande e quindi l'età è abbastanza varia, sono tutti ragazzi che frequentano la nostra scuola durante l'anno ed è, diciamo, la parte della scuola che può permettersi di portare in scena uno spettacolo adatto a tutti, famiglie, bambini, adulti, turisti soprattutto in un periodo dell'anno come quello d'estate che vede un sacco di turisti anche nella nostra città, quindi li invitiamo tutti quanti a venire. Ecco, la domanda sorge un po' spontanea, diciamo, e come mai la scelta di questo tema, proprio il musical del Re Leone? Perché il Re Leone racchiude un po' tutto, no? Il cerchio della vita è un po' la storia di tutti quanti noi, dell'essere umano e quindi ci teniamo molto a questo musical, anche perché poi dopo i ragazzi li abbiamo, grazie al nostro percorso di studi che non prevede soltanto canto, danza e recitazione all'interno della nostra scuola, ma prevede anche degli studi all'estero, quindi a New York e a Londra ogni anno andiamo e portiamo i nostri ragazzi a vedere questi musical che sono il top a livello mondiale. Il Re Leone l'abbiamo visto 4 volte e quindi è arrivato il momento. Avete portato un po' di esperienza. Esatto, è arrivato il momento di presentarlo, poi la favola, il cartone animato. È un must, insomma, no? Nell'infanzia di ognuno di noi e quindi l'abbiamo portato in scena, lo porteremo in scena, anzi il 20 e il 21 di luglio. Ecco, tutti i modi per acquistare i biglietti, prenotare, come funziona? Allora, soltanto al botteghino del Teatro della Fortuna, gli orari sono 17.30, 19.30 tutti i giorni, domenica anche la mattina e i giorni di spettacolo anche la mattina e il pomeriggio credo attorno dalle 16 in poi fondamentalmente. Ecco, mi raccomando, prendete nota, io Cosimo a questo punto, visto che ho bloccato, perché ho bloccato le prove ormai, ragazzi fatemi un bel applauso perché che avete fatto veramente, noi siamo stati pochi minuti, però vi meritate veramente questo applauso, fatevelo, perché io vorrei così fare un viaggio, perché in queste poltrone sembrano persone così sedute a caso, in realtà abbiamo tutti i protagonisti, perché qua vedo una faccia familiare, chi abbiamo con noi? Io sono Scar e sono il personaggio più buono e più dolce di tutta la storia. Ah, sì. Qui stanno un po' ridendo, c'è un po' di ilarità. Non so perché, per quale motivo... Sì, va bene, lo ammetto, io sono quello cattivo, sono l'antagonista, io voglio il potere, solo quello, solo il trono. Ecco, Scar può invitare tutti i bambini che ci stanno guardando a venire a vedere questo musical, anche se lui è cattivo per un attimo, può diventare buono e può invitare tutti i bambini che ci stanno guardando? Sì, certamente, invito tutti i bambini di Fano e non a vedere il nostro musical qui al Teatro della Fortuna il 20 e il 21 di luglio. Grazie Scar, io mi allontano perché non si sa mai quando si tratta di Scar, non si sa che cosa possa succedere. Continuiamo questo viaggio. Chi troviamo? Qua tra una iena e l'altra, qua vediamo la iena alla mia destra. Abbiamo qua, signori, abbiamo visto prima sul palco, è un onore essere tra Timone e Pumba, che sono un po' i beniamini. Chi non ha mai visto? Sono onorato di essere di fianco a voi. Allora, intanto voglio un bel saluto a tutti i telespettatori di Fano TV. Ciao a tutti! Sentiamo invece Facogero come saluta. Ciao a tutti! Allora, cari Timone e Pumba, voi che ci dite sempre Hakuna Matata, è tutto bello, voi vi va sempre tutto bene, perché bisogna venire a vedere questo musical? Ditecelo. Perché questo musical sarà divertentissimo e in più è fatto per i bambini, che sono i protagonisti per tutto lo spettacolo, quindi dovete venire, vi divertirete e passerete una gran bella serata. Quindi... Adesso, visto che lei ha detto tutto quanto, voglio vedere che cosa può dire lui. Beh, innanzitutto bisogna venire assolutamente a venire questo spettacolo, perché questo è un evento di cui a Fano non si vede tanto spesso. È un evento molto particolare, curato nei minimi dettagli, dalla recitazione al canto, alle scenografie, come potete vedere, ai costumi. Non si può assolutamente perdere un evento del genere a Fano. Ecco, mi ha appunto detto prima Cosimo che le scenografie sono state realizzate anche dai maestri carristi fanesi, quindi proprio abbiamo qui la creme della creme di tutta la produzione fanese. Allora ragazzi, io direi che una piccola pillola di quello che è il vostro musical abbiamo fatto vedere, però il modo per vedere bisogna venire qua lunedì e martedì perché non si può mancare. Allora voglio fare, per chiudere questo collegamento e poi diamo la linea allo studio che ci hanno dato questi minuti, voglio fare un cambio col cameraman, così velocissimo. E poi ragazzi vi chiedo di chiudere questo salutando tutti nella telecamera e urlando un po' quello che Timone e Pumba hanno cantato fino a poco fa sul palco. Quindi 1, 2, 3, salutiamo tutti dicendo Hakuna Matata!
Bene, grazie Davide Cecchini per questo spaccato dal Teatro della Fortuna sulle prove di questo spettacolo che, ricordiamo, appunto si terrà la settimana prossima.